Finalmente la scuola sta per finire e non vedo l'ora che iniziano le vacanze. Ma chi lo dici? Con queste belle giornate mi sento già in vacanza. Spero che oggi la prof di matematica non mi temi. Ultimamente ho studiato pochissimo e tu lo sai perché. Certo che lo so. Giovanna ha fatto perdere la testa anche a me. Non faccio altro che pensare a lei. Finalmente la scuola sta per finire e poi la prof di matematica non la sopporto più. A chi lo dice? È sempre là a interrogarci e lasciarci i compiti. Che stress! Hai proprio ragione, andiamo in classe. Non vedo l'ora che arrivino le vacanze estive. Ho voglia di andare al mare e godermi l'estate, senza pensare a niente. Hai proprio ragione. Anch'io aspetto che non sia le vacanze. E quest'anno andrò al ramo del cugino. Beato te. Io purtroppo ando in montagna dai miei nonni. E sai che noia. In estate, in montagna. Certo che sei proprio sfigato. Bravo, la tua interrogazione è eccezionale, la prof era... È da un mese che preparo questa interrogazione. Oggi finalmente potrò divertirmi. Ben detto, che si fa oggi? Idea, prendiamo le bici e facciamo a chi arriva prima al vecchio mulino. Ottima idea. Ok, va bene, a più tardi. Adesso sì che il mulino è veramente bello, il restauro era proprio necessario. Hai ragione, adesso sì che è un vero capolavoro. Ehi ragazzi, ma altro che mulino, torniamo in paese, oggi fa caldissimo, ho una gran voglia di gelato. Gelato, ma chi vuoi darla a bere?
Diciamo che vuoi andare a vedere la cameriera Sara. Altro che gelato. Tanto lo so che piace anche a voi. Ora basta, io vado, voi fate come volete. Marco, dai, non prendertela. Andiamo via. Ragazzi, cosa vi porto? Per me è una granita fragola. Una coppa fragola. Per me una cioccolata e crema. Per me una granita al limone, grazie. I signori sono serviti. Grazie, Sara. Sfinito, ma è stato fantastico. Sì, è vero. Era da tanto tempo che non mi divertivo così. Sara! Sara, puoi portarci il conto, per favore? Non preoccupatevi, è già pagato. E da chi? Ma voi lo conoscete? Io no. Mai visto. Neanch'io. Ciao ragazzi, come va? Mi presento. Io mi chiamo Salvatore, e voi? Io sono Luca. Io mi chiamo Giacomo. Io Marco. Vittorio. Scusi signorina, mi potrebbe portare un caffè per favore? Subito, signore. Grazie. Cari ragazzi, dovete sapere che sono arrivato da poco in questo paese. Ieri, mentre passeggiavo, mi avete fatto tornare indietro nel tempo. E ho rivisto i miei anni spensierati della mia gioventù.
ecco il caffè. Voi desiderate altro? È tardi, è ora di andare a casa. Signorina, 4 bibite per favore. Ok. Da dove viene? Da dove viene chi? Datemi del tu. Mi fate sentire vecchio. E poi siamo diventati amici, no? Ok, da dove vieni? Vengo da Bari, dove ho degli interessi economici. Mi sono trasferito qui perché vorrei allargare la mia attività. Prego. Lei vuole qualcos'altro? No, grazie. Ma appena a tempo mi porti il conto, per favore. Dai ragazzi, adesso andiamo. Ma Marco, che fai? Sono appena arrivate le bibite. Marco, hai ragione, si è davvero fatto tardi. Avete visto? Con i soldi si può fare tutto. Se voi volete ne potreste guadagnare moltissimi. Del resto siete due ragazzi in gamba. Veramente? Con i soldi io non scherzo mai. Bene, come si fa? Per due ragazzi svegli come voi è semplicissimo. Basta vendere nella vostra scuola le sigarette con della marijuana dentro. Facile, no? Ehi, aspetta. Dove credete di andare? Lasciami, mi fai male. Domani ti voglio vedere qui alla stessa ora, mi devi dare una risposta. E mi raccomando, senza dire niente a nessuno, altrimenti... C'era in quella macchina? Non preoccupatevi. Ma smettete no di dire fesserie. Giacomo, o lo dici tu o lo dico io. Va bene, era Salvatore, il tizio che ieri ci ha offerto il gelato. E cosa voleva da voi? Vittorio, non posso dirtelo. Professoressa, è che eravamo distratti e non abbiamo sentito il suono della campanella. Ma che campanella e campanella? Dai, dimmi cosa è accaduto, dimmi. Ieri abbiamo conosciuto un tale che ci ha offerto di guadagnare molti soldi. Come? Soldi? In che modo, scusa? Ci ha detto di vendere le sigarette con la marijuana. Professoressa, abbiamo paura, ci aiuti lei? Certo che ti aiuterò, certo, vai in classe, ci penserò io, vai. Certamente.
commissario. Buongiorno, professoressa. Grazie per la collaborazione. È un nostro dovere, mi pare. I ragazzi dove sono? Sì, sono in classe. Prego, mi segua. Grazie. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Sedete, ragazzi. Ragazzi, il commissario deve dirvi qualcosa. Ascoltate. Bene, chi sono i ragazzi? Ecco, sono quelli. Luca, Marco, Giacomo, Vittorio. Venite. Congratulazioni per il vostro coraggio e la vostra determinazione. Cercate di non dimenticare questa nostra esperienza e non pensiate che succede solo agli altri. Parlate con i vostri genitori o con i vostri insegnanti. E con loro al nostro fianco non avete nulla da temere. Parola di Marco. Parola di Luca. Parola di Vittorio. Parola di Giacomo. Aspetta, dove crede di andare? Lasciami fare, scusate. Ah, buono Francesco, non prendo un ridere, che ridere e poi va, ridere, ah, ma fatti gnocchi. Ma viene da ridere. Ah, buono, adesso è vero, puoi davvero allora. Ha scherzato, fermo così.